Eccoci qua. Allora, sapete, questo qui è il mio canale, io sono Mario Marco Farinato, sono musicista e ho deciso di fare delle piccole presentazioni, delle piccole introduzioni su come ho scritto una certa canzone, perché l'ho scritta. Insomma, tanto per ravvivare un attimino anche il canale YouTube e iniziare a conoscerci un po' meglio, perché penso sia importante. Di solito scrivo un sacco, trovate tutte le mie curiosità, le scrivo su HiBlog, però anche di scrivere ultimamente mi sono un po' rotto le balle. Se sentite gli uccellini, sono i miei pappagallini, me ne hanno regalati altri due. E sono una figata, grazie Fernando, grazie. Due me li ha regalati Fernando, poi dopo metterò dei video. L'altra cosa carina è che volevo montare dei video con le canzoni nuove, con la base musicale delle canzoni nuove che faccio, no? Così le faccio girare. Allora, niente, questa canzone su cui sto lavorando, che è quella che ascoltate in sottofondo, si intitola L'uomo di Tauride. Ok, allora. E mica no, perché qui c'è tutta una storia. Allora, prima di tutto, chi è sto cazzo di uomo di Tauride? È una bella storia che nasce in Giappone, all'aeroporto di Tokyo. No? Adesso non lo so se sia vero, se non sia vero, cosa del genere. Comunque si dice che questa, sì, la storia dice che questa persona era stata fermata alla frontiera per il passaporto. Consegnando il passaporto era tutto regolare, non c'era nessun problema, però il problema è che il paese non esisteva, il paese era appunto Tauride. Niente, lo scortarono in hotel perché non aveva fatto niente di male, quindi non avendo fatto niente di male non potevano arrestarlo, aveva solo... Sì, bella l'apertura, eh? Aveva solo questa città che nessuno conosceva, no? Niente, lo mettono nell'hotel e dopo quest'uomo di Tauride, nottetempo, sparisce, svanisce nel nulla, evapora. Così. Ora, siccome c'è di mezzo il discorso degli universi paralleli, da dove arriva l'altra gente, gli esseri interdimensionali, tutte queste cose qui, è stata sempre una roba che mi ha sempre affascinato, fin da quando ero piccolino. E quindi ho deciso di scrivere questa canzone autobiografica. Senti, sembro ubriaco, ma non lo sono. E questo è tè freddo. Allora, perché ho scritto questa canzone? Perché mi sono reso conto che non siamo liberi. È per quello che mi sono riferito a questi universi paralleli, dove magari esiste un universo parallelo dove non abbiamo paura. Ok? Perché il concetto fondamentale in tutta questa storia è proprio questo. Cioè, io sono altamente convinto che noi stiamo vivendo tutta questa situazione di merda semplicemente perché abbiamo una paura fottuta del cambiamento. Abbiamo sempre paura, siamo stati cresciuti con le paure, capito? Ah, puoi peccare, ah, non devi rubare, se no finisci in galera, ah, non devi fumare, se no Dio ti punisce. C'è sempre questa paura, questa paura, questa paura, questa paura. E secondo me la paura ha un po' permeato, insomma, modellato le nostre vite. Le modellate nel modo sbagliato, quindi noi ci ritroviamo a soddisfare quella parte orribile della nostra anima, che a tutti i costi, poi, una paura fottuta del diverso, e lì succede il casino. Allora, la canzone si intitola L'uomo di Tauride, sarà disponibile poi su Spotify a breve e niente. Spero vi piaccia, vi lascio ancora un paio di minuti del pezzo e vi auguro una buona serata. Ci rivediamo poi magari io con qualche live, come potete già vedere dal mio canale, oppure per un'altra discussione di questo tipo. Bacioni.